La Agrocom è una piccola società agricola italo-polacca, 2000 ettari di terreno coltivati a grano e mais intorno al villaggio di Psevodow, nel voivodato di Lublino, a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina e a un centinaio di chilometri scarsi da Leopoli. È ormai il tardissimo pomeriggio di martedì quando d'improvviso si sente un fischio massiccio e subito dopo un enorme boato. Pensavamo fosse esploso il deposito del carburante, ha dichiarato il fondatore Federico Viola alla Repubblichina. E invece il terrore era arrivato dal cielo e si era portato via la vita di due operai, i nostri due Bogdan, li chiama Viola. Ma mentre in aziende, nel villaggio, si piangono le due vittime, sui profili social degli hooligan dell'escalation bellica ci si sfregano le mani. È di sicuro colpa dei russi. E a questo punto la NATO non può più fare tanto la preziosa. Finalmente è arrivata l'ora dello scontro frontale, costi quel che costi. Uno dei più rapidi è il rigoroso Mauro Gilli, che insieme al fratello Andrea costituisce la combo iperatlantista più amata da Liberi Oltre e dal mainstream italiano. A sto giro però la butta sull'ironico. Guerra di precisione, Russian Edition, scrive. E come tutti quelli che per essere simpatici si devono sforzare, poco dopo ci ribadisce. Condivide un tweet dell'account Saint Javelin, uno dei tanti che santificano l'arma anticarro portatile USA più amata dalle forze armate ucraine. La precisione delle armi russe è così alta che non sono riusciti a cogliere il paese più grande d'Europa, scrivono. Ma che mattacchione, proprio il compagno delle medie ideale. Anche David, lo stratega Parenzo, è subito sul pezzo. Missili russi in Polonia, due morti, colpito un paese NATO, con tutte le conseguenze del caso. Dai regà, che finalmente sti rammolliti si decidano a putler a dai la mazzata finale. Jacopo Jacoboni vede già anche gli sviluppi. Questa guerra ha due sole fini possibili per Putin. A. Esito Milosevic, l'AIA. 2. Esito Gheddafi o Saddam. Spiritoso anche lui, Ha citato tre episodi dove a fare la parte dei criminali di guerra siamo stati noi. Nicola Clerici è un ex militante 5 Stelle. È stato pure candidato alle europee nel 2019, ma è stato sonoramente trombato. 5.000 preferenze. Ne sarebbero servite oltre 15.000. Da allora, dalla fede gentista, è passata a quella zelenskiana, con tanto di bandiera ucraina sul profilo, e all'ossessione maniaco-compulsiva contro Alessandro Orsini. Il professor Orsini ha già detto che è stata l'Ucraina a lanciare due missili sulla Polonia? Che profetone. Poco dopo ecco che arriva Carletto Librocuore Calenda, che ogni figura di merda schivata è un'occasione persa e che da politico di razza non si limita a riportare un fatto, ma ne scava sempre le radici profonde. La follia russa, generata dalle pesanti sconfitte, continua. I dittatori non si fermano con le carezze e gli appelli alla pace. D'altronde non fa una piega. Chi è che a corto di missili per condurre la sua guerra non si metterebbe a bombardare le terribili mucche polacche? Bisogna ammettere comunque che non è tutta colpa delle groupies italiane di Zelensky. A buttare benzina sul fuoco nel frattempo ci si era messa Associated Press, di nuovo il rigoroso giornalismo anglosassone. Secondo una fonte anonima dell'intelligence USA, scrivono, c'è la conferma che si tratti di un attacco russo. D'altronde le fonti anonime a quello servono, a fare un po' di caciara, vedere un po' come butta e poi al limite ritrattare tutto senza dover mai rendere conto. E infatti la smentita arriva poco dopo. Secondo il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, non possono confermare la provenienza russa dei missili. Anche i polacchi, che notoriamente non sono esattamente dei pacifisti militanti, sembrano viaggiare col freno a mano tirato. Eppure la giornata era stata intensa. 100 attacchi russi tra missili e droni kamikaze contro infrastrutture energetiche in tutta l'Ucraina. Il 10 ottobre, quando la Russia aveva agito con violenza all'attentato al ponte della Crimea, erano stati 84. Come ha raccontato Francesco Dall'Aglio su Facebook, la centrale nucleare di Khmelnytskyi ha dovuto fermare entrambi i reattori e la centrale nucleare di Rivne ne ha fermato uno su quattro. Non è che abbiano colpito direttamente le centrali, ovviamente, ma ormai la rete è così compromessa che anche i sistemi di sicurezza e di raffreddamento non ricevono corrente a sufficienza e le centrali si fermano.
E come ricorda Dall'Aglio, ieri a Kiev è caduta la prima neve. Secondo molti, è il segnale del fallimento della trattativa. Nei giorni che hanno preceduto il G20, l'intensità degli attacchi missilistici russi si era decisamente calmata e anche gli ucraini sembravano temporeggiare. Hanno addirittura permesso ai russi di ritirarsi da Kherson senza fare mezzo attacco. C'era odore di trattative nell'aria. Rafforzato dalle esternazioni prima del consigliere per la sicurezza nazionale USA, Jake Sullivan, e da quelle del capo di Stato Maggiore Mark Milley poi. È l'ora che l'Ucraina faccia offerte realistiche e la diplomazia potrebbe improvvisamente prendere il sopravvento sulle armi. Dichiarazioni piuttosto strane, proprio mentre Putin era costretto a fare fronte a quella che apparentemente era la più grossa figuraccia dall'inizio del conflitto. Poi arriva il G20 e arrivano le proposte di Zelensky, che ci va giù come un caterpillar. Ritiro delle forze armate russe da tutto il territorio ancora ufficialmente ucraino, che significa anche Donbass e Crimea, tribunale speciale internazionale per tutti i crimini di guerra russi, sostanziale ingresso dell'Ucraina nella NATO, e il tutto da concludere entro al massimo un mese, e solo dopo l'Ucraina sarà pronta a firmare la fine ufficiale del conflitto. La fine della guerra in 10 punti, la chiama il foglio. Per tutti gli altri, NATO compresa, una dichiarazione di fine guerra mai. Per i russi è il segnale che l'attendismo delle ultime settimane può finire. Secondo alcuni analisti, che in mezzo all'attacco probabilmente più massiccio dall'inizio della guerra, gli alleati della NATO non colgano la palla al balzo dell'incidente polacco per alzare i toni, potrebbe segnalare una qualche divergenza con i vertici ucraini, che infatti subito dopo rilanciano. Il primo a esprimersi è il ministro degli esteri Kuleba. La risposta collettiva alle azioni russe deve essere ferma e decisa. Abbiamo bisogno di F-15 e F-16 e sistemi di difesa aerea per contrastare i missili russi. Un'oretta dopo è il turno di Zelensky, che stranamente twitta solo in ucraino, invece che anche in inglese come fa sistematicamente. Questo attacco russo alla sicurezza collettiva nell'area euroatlantica è un'escalation significativa, scrive. E il giorno dopo, siamo a mercoledì, i giornali del Partito Unico della Guerra ci vanno a nozze. Il Foglio. Due missili russi sul territorio europeo, due morti in Polonia. Corriere, pioggia di missili russi, colpita anche la Polonia. Anche il Sole, solitamente piuttosto prudente, a sto giro non ce la fa a non pestare il merdone. Missili russi finiscono in Polonia, escalation di Putin. Il premio per il titolo più fake però va indubbiamente al Libero, due missili di Putin sulla Polonia. USA pronti alla guerra. In realtà però quando questi giornali sono in edicola, l'ipotesi che si tratti di missili russi è ormai smentita più o meno da tutti, anche se si cerca di attutire il colpo. La prima tesi che viene fatta circolare è quella che si tratterebbe di pezzi di un missile russo intercettato dalla contraerea ucraina. Poi però cominciano a traperare le prime analisi effettuate sul campo. Di fronte ai resti del razzo, gli esperti sembrerebbero convinti si tratti di un ordigno sparato direttamente dagli ucraini. Pepe Escobar, lo storico reporter paladino del sud globale, la descrive così. Dopo una giornata di attacchi estenuanti, presi dalla disperazione, gli ucraini decidono di sparare qualche S-300 più o meno a caso per vedere di intercettare qualche missile. L'hanno lanciato e poi hanno pregato, fai o signore che il radar sulla testata dell'S-300 individui un missile russo quando è nelle vicinanze. Ovviamente l'S-300 non aveva nessuna possibilità di cogliere un missile russo, così ha consumato un sacco di carburante e quando ha cominciato a scendere perché l'aveva finito, si è scagliato col primo oggetto metallico di grosse dimensioni in vista, un trattore polacco. Secondo Kuleba si tratta ovviamente solo di dozzinale propaganda putleriana, che a questo punto, da essere isolato, è riuscito a ribaltare la situazione e a coinvolgere anche i massimi dirigenti polacchi. Secondo l'ufficio del primo ministro Morawiecki, infatti, Escobar ci aveva visto giusto. A causa degli attacchi missilistici russi su tutta l'Ucraina, la difesa aerea ha attivato i propri sistemi d'arma e un missile è caduto. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, convocato dal presidente Duda, gli ha dato ragione. E anche Stoltenberg. L'indagine preliminare, afferma il segretario generale della NATO, dimostrerebbe che l'incidente sia stato probabilmente causato da un missile di difesa aerea ucraino lanciato per difendere il territorio ucraino dagli attacchi dei missili russi. Ma c'è chi si spinge addirittura oltre. È la feroce quinta colonna putiniana che il dittatore del Cremlino è riuscito a mettere a capo del Consiglio Comunale di Lublino,
la capitale amministrativa dell'area coinvolta, che nella tarda mattinata di ieri sul suo profilo Facebook ha scritto: «Questa è una provocazione delle autorità ucraine. Scopo della provocazione è accelerare la fornitura di armi all'Ucraina, intimidire l'Europa con la scusa della terribile Russia, in modo che la società civile chieda maggiore assistenza all'Ucraina da parte dei governi europei. Oggi il nostro presidente deve spiegare a Zelensky che la Polonia non tollererà più questo comportamento da parte del governo ucraino. Vi esorto a riconsiderare la posizione della Polonia in questa guerra nel caso in cui la linea rossa venga superata di nuovo». Quello che non torna al buon Jaroslaw Pakula è che gli ucraini si siano sbagliati e invece di mandare l'S-300 verso est in direzione di Leopoli, dove si stavano concentrando gli attacchi missilistici russi, l'abbiano mandato in direzione ovest, sbagliando il bersaglio di oltre 100 km. Porca troia, ho colpito la Polonia! Te l'avevo detto che lo stavi a puntare al contrario, sintetizzava magistralmente Osho ieri. Ciò nonostante, Zelensky non fa mezzo passo indietro. «Non ho nessun dubbio al riguardo, non era un nostro missile e non era un nostro attacco». Secondo il Financial Times, un diplomatico a Kiev di un paese NATO avrebbe dichiarato che «tutto questo sta diventando ridicolo, gli ucraini stanno completamente distruggendo ogni nostra fiducia in loro». Nessuno colpevolizza l'Ucraina, ma ciò nonostante continuano a mentire spudoratamente. Questo è molto più dannoso del missile stesso. Il problema ora era trovare la versione giusta per non smerdare completamente tutta la narrativa messa in piedi dal mainstream. Compagni, controordine, la storia dei razzi russi non è più credibile e manco quella dei frammenti dei razzi russi. Il razzo è ucraino, ci sta poco da fare. L'unica cosa che possiamo provare a far passare è che non è ancora certo al 1000% che sia proprio ucraino. Potrebbe sempre essere dell'ISIS, che so, o di un grande distributore di fuochi d'artificio cinese. Canzalone risponde con la pioggia infuocata. Botte contro botte a mitraglia. Nessuno lo può escludere, ma soprattutto la cosa importante è che risulti chiaro che non l'hanno fatto apposta. Manco il minimo sospetto deve trapelare. E così la stampa, l'incidente, Kiev, il missile non ci appartiene. Corriere, i missili un incidente. Forse erano di Kiev. Sul foglio che il giorno prima aveva messo come prima notizia l'attentato russo, che speravano finalmente avrebbe dato il là allo scontro nucleare della NATO contro la Russia, la nuova versione proprio scompare. Il missile in Polonia è sparito nel nulla. E la Zafesova sulla stampa continua a scrivere come se nulla fosse successo. Non poteva non accadere. Non è la prima volta che accade e accadrà di nuovo. Le due vittime civili che un attacco missilistico russo ha fatto in territorio polacco ricordano che una guerra è in corso in Europa. Da noi che ci siamo cacati in mano per decisamente molto meno, stima profonda per la Zafesova. Il propagandista è un mestiere per duri e noi non siamo all'altezza. Lei è una queen assoluta. Esilarante comunque la Repubblichina, sempre disposta a cambiare repentinamente tono appena annusano qualche variazione nell'umore del padrone di Washington, che a questo punto titola sarebbe addirittura infuriato con Zelensky. Una foto diffusa dalla Casa Bianca mostra Biden in maniche di maglietta, che osserva uno smartphone insieme al consigliere Jake Sullivan. Seduto vicino a loro c'è il segretario di Stato Blinken. Joe appare concentrato, teso. Qualcuno più tardi riferirà che è infuriato col presidente ucraino Zelensky perché ha subito denunciato il terrorismo missilistico della Russia dopo una giornata di pesanti attacchi lanciati da Mosca contro le città del suo paese, riporta ammirato il fedele Mastro Lillo, dopo che il giorno prima aveva raccontato come a pensare soltanto alla guerra fossero ancora sempre solo i russi, fascinorosi in un mondo di suore orsoline. In attesa che anche noi di Ottolina si impari bene bene a rigirare la frittata con cotanto savoir-faire ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, per continuare a fare il nostro lavoro di muli, che quando prendono qualche cantonata non ci dormano la notte, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e chi non aderisce è un Mastro Lillo. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.